CGIL, CISL e UIL, insieme ai rispettivi sindacati dei pensionati in piazza contro la manovra del governo. Un sit-in di fronte al palazzo della prefettura di Arezzo in vista della manifestazione annunciata per gennaio per ribadire il no sindacale alla legge di bilancio. Non ci piace quello che sta accadendo ormai ripetutamente da governo a governo, scelte comunque sia che frugano nelle tasche dei soliti noti, senza fare azioni, voglio dire, che sarebbero necessarie di equità. Insomma, noi parliamo di prestare maggiore attenzione a chi ha redditi più alti, qui invece si usano pensionati come bancomat, e dopo semmai si ha anche il coraggio di parlare di cambiamento quando invece, voglio dire, siamo ai condoni fiscali travestiti, alla flat tax, quindi non ci siamo, in questo modo non c'è una visione di prospettiva del Paese che è ancora in mezzo a una crisi tremenda. A noi non ci piace perché nella contrattazione che avevamo fatto con il passato governo, gli accordi prevedevano dal 1 gennaio 2019 la rivalutazione delle pensioni al 100% in base all'inflazione. Questo blocco ormai persiste da anni perché voi, per la crisi, per la necessità di reperire risorse, i primi a dare un contributo importante, perché si parla di una rappresentanza dei pensionati che sono 16 milioni di cittadini, pertanto è facile anche fare entrare risorse fresche anche con piccoli prelievi, però ne va a discapito di quello che è la dignità poi dei pensionati per mantenere un tenore di vita che sia rispettabile e sia conseguente a quello che è la dinamica dei costi. Una delegazione sindacale è salita in prefettura per illustrare le ragioni di questa protesta. Si parla di recupero di risorse, si va a incidere di nuovo nelle pensioni. Invece di guardare un'evasione fiscale paurosa c'è in Italia e non c'è nessun provvedimento mirato a questo. Si parla di misure per il lavoro e anche in questo caso non vediamo. Capiremo meglio nel futuro, ma degli aspetti specifici riguardo a questo. Ci sono studi che già dicono che aumenterà la tassazione rispetto a livello nazionale e anche questa è un'altra cosa che ci deve far riflettere molto.